Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito Mute. Oggi un video diverso dal solito perché avevo un po' di tempo in più e ho deciso di metterci il mio faccione. Quindi, dopo aver messo il like, e purtroppo ve lo devo dire tutte le volte, perché per non aver messo questa cosa del like, iscriviti eccetera, nello scorso video, nell'episodio speciale di Halloween, i like non li avete messi. Il video vi è piaciuto, l'avete dimostrato nei commenti, tantissimi commenti positivi, ma i like non ci sono. Quindi, prima mettete like. Poi, la cosa importante, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere più spesso questa tipologia di video, perché a me non dispiace, mi sembra una sorta di chiacchierata con voi e ogni tanto vorrei portarla sul canale. Detto ciò, passiamo alle notizie importanti del video. Oggi vorrei mostrarvi un po' di cose. La cosa più importante, ovvero quella che ci avete scritto in tantissimi su Facebook e su Instagram, è la comparsa di alcune mappe che in Ranked non dovrebbero esserci, proprio in classificata. Parlo di favelas, aereo presidenziale, yacht, addirittura di Bartlett. Ad alcuni player è capitato infatti di imbattersi in queste mappe in qualsiasi modalità, artificieri, presidio, salvataggio, proprio in classificata. E non vuol dire che la Ubisoft le abbia rimesse. Infatti più volte è stata sollevata la questione su Reddit e tutte le volte i community manager hanno risposto che purtroppo è un comportamento non voluto del gioco e stanno lavorando per risolvere. Penso che basti una manutenzione essendo un problema dal lato server, quindi senza un aggiornamento vero e proprio o una patch. Ovviamente in quel caso troverete date e orari sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina Facebook. Ci trovate come Rainbow6itacom, scritto così, oppure passate dai link in descrizione. Anzi, facciamo una cosa, finito il video, se vi è piaciuto lasciate il like, commentate per farmi sapere se volete vedere più spesso questa faccia in questo tipo di news chiacchierate e poi passate dalla descrizione dove trovate i link a tutti i nostri social, Facebook, Instagram, Telegram, eccetera, eccetera. Anche perché siamo sbarcati su Twitch, dove Marco streama quasi tutti i giorni, anche se questa settimana il maltempo nelle nostre zone ha fatto saltare di continuo la corrente, ma ci saremo sempre di più su Twitch, quindi seguiteci anche lì. La seconda cosa che voglio mostrarvi è quest'ondata di tweet degli utenti sul profilo ufficiale di Rainbow Six, tutti inerenti al bug che affligge l'ACOG dei russi, più nello specifico quello di Fuse. Intorno al mirino sembrano esserci delle luci da discoteca e ovviamente danno un fastidio immenso, non permettono né di vedere gli avversari né di concentrarsi. Il team di sviluppo è già stato avvisato e probabilmente vedremo una patch nei prossimi giorni. Immagino che il bug affligga solo quel mirino perché è diverso dagli altri ACOG presenti in gioco e probabilmente si tratta di altri file. In tutti i casi mi auguro risolvano quanto prima perché mi sembra di essere a un concerto della Dark Polo Gang. Andiamo avanti e passiamo ad IQ. Anche questo ce l'avete segnalato in tantissimi. Addirittura all'inizio si pensava fosse un nerf per l'operatrice tedesca. In realtà non è così ed è stato confermato dai community manager di Ubisoft. Non so se abbiate già provato a sparare con la pistola quando si mantiene il rilevatore attivo. Io vi consiglio di non farlo perché altrimenti potrebbe venirvi il vomito. Si muove tutta la visuale. Ovviamente è un comportamento inatteso, non è stato programmato così da Ubisoft, non è un nerf. Dovrebbe arrivare una patch, magari insieme a quella di Fuse. Ultima cosa, la Ubisoft ha confermato che i server e più in particolare il sito che raccoglie le statistiche dei player di Rainbow Six non abbia lavorato come avrebbe dovuto durante le ultime settimane. Se non vedete migliorare o peggiorare, nel mio caso, le statistiche in gioco, ovvero kill fatte, assist, morti e così via, non è colpa vostra, è il sito che non si aggiorna e quindi non le rende pubbliche nemmeno in gioco. Le vostre statistiche non dovrebbero muoversi fin quando non avranno risolto il problema. Non è la prima volta che accade questa cosa, è un errore già visto in passato e negli scorsi episodi, tutte le volte che poi è stato risolto, il sito si è aggiornato inserendo anche i dati raccolti nelle settimane precedenti. Non sappiamo se questa volta sarà così. Io me lo auguro perché ci sono tantissimi player che comunque ci tengono alle loro statistiche, che si impegnano per migliorarle e non sarebbe giusto vedere il loro impegno non ripagato. Spero comunque di avervi dato una bella panoramica sulla situazione attuale dei bug, proprio perché sui social ci avete tempestati di domande. In tutti i casi, qualora aveste altri dubbi, mi trovate qui sotto nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. Mi raccomando, condividete questo video con i vostri amici e noi, come al solito, ci vediamo alla prossima! Thank you.
Oh, you make me wanna talk back to you. Say you like that.